Dopo 18 mesi di crisi politica e militare, il Mali attende il ritorno alla democrazia. Il favorito al ballottaggio di questa domenica per eleggere il nuovo presidente della Repubblica è l'ex premier Ibrahim Boubacar Keïta, vincitore al primo turno con il 40%. Incarna la figura dell'uomo di Stato forte, in grado di risanare il paese. Contro di lui l'economista ed ex ministro delle finanze, Soumeila Cissé, fermatosi al 20% dei voti il 28 luglio scorso. Colpa dei brogli elettorali, denuncia il candidato presidente. Il voto segue l'intervento militare della comunità internazionale per strappare le regioni settentrionali al controllo delle milizie jihadiste. Il rinnovamento del Mali è possibile. Abbiamo fiducia nei nostri leader, abbiamo sempre avuto fiducia in loro. Nella storia di ogni nazione c'è chi ha messo i bastoni tra le ruote, ma le difficoltà possono essere superate. Il vincitore è atteso da un compito difficile. Il Mali conta oltre 500.000 fra profughi e sfollati. La crisi politica e il conflitto, inoltre, hanno messo in ginocchio l'economia e rinfocolato le tensioni fra i gruppi etnici maliani.